Ma io non devo scattare per forza una fotografia. In un mondo sempre in movimento, la fotografia sembra essere diventata ormai un obbligo piuttosto che un piacere. Usciamo sempre con l'intenzione di catturare l'immagine perfetta, quella che potrebbe definire il nostro talento oppure dare un senso alla nostra giornata. Ma in questo continuo cercare, 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 rischiamo di dimenticare la vera essenza della fotografia. La fotografia non è soltanto un mezzo per congelare un momento, è un modo di esprimersi, è la capacità di vedere oltre il visibile, di interpretare l'anima di un paesaggio, di una persona, di un attimo. Non è lo scatto frenetico oppure l'ansia di catturare tutto e soprattutto di farlo subito, è piuttosto l'ascolto, l'attesa e il rispetto per quel momento che abbiamo deciso di immortalare. Non dobbiamo sentirci per forza obbligati a scattare una fotografia soltanto perché siamo usciti con la nostra macchina fotografica. Non è una corsa, non c'è nessun traguardo da raggiungere. La fotografia è un viaggio, è un percorso che è fatto di paesaggi, di volti, di luci, di ombre, di emozioni e soprattutto è fatto di pensieri. Dobbiamo concederci il tempo di capire che è la fotografia a cercarci, a guidarci. Ogni immagine ha il suo tempo, la sua storia, ogni immagine ha la sua voce, ascoltiamola. Lasciamo che sia lei a dirci quando è il momento giusto per scattare, quando il cuore, l'occhio e la macchina fotografica sono lì, in perfetta sintonia tra di loro. Non dobbiamo scattare una foto, dobbiamo viverla una foto, perché in fondo la bellezza della fotografia non sta nell'immagine che produciamo, ma nel momento che viviamo mentre la stiamo creando. Non dimentichiamoci di vivere i nostri momenti, di assaporare l'attesa, di godere dell'emozione che precede lo scatto. Perché la fotografia, più di qualsiasi altra cosa, è un atto d'amore verso se stessi e verso quello che ci circonda. E come ogni atto d'amore, ha bisogno di tempo, di pazienza, di rispetto.